Corrado Augias est un journaliste très connu en Italie. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages. Il est entre autres un mélomane. Et il est à Paris ces jours-ci pour parler de Giacomo Puccini, ce grand compositeur italien qui a opéré à cheval entre le 19e et le 20e siècle, auteur d'opéras connus par tout le monde, comme par exemple La Bohème, comme Manon Lescaut, comme La Tosca et beaucoup d'autres. Corrado Augias, Oui. pourquoi Puccini? Puccini, tout d'abord parce qu'il est un grand compositeur, comme vous venez de dire d'ailleurs, et mais il y a aussi une autre raison, c'est-à-dire qu'il est, moi je crois qu'il est le dernier grand auteur d'opéra. C'est après Puccini, l'opéra lyrique tel que nous la connaissons devient plus faible et surtout devient un genre artistique, musical, un peu mis à l'écart de l'histoire. Et vous pensez que Giacomo Puccini aujourd'hui est tout aussi au centre de l'attention qu'il y a quelques décennies? Ma, vous voyez, Puccini est un compositeur avec une capacité mélodique extraordinaire. C'est-à-dire que vous voyez un opéra de Puccini, vous sortez du théâtre en sifflant ou en chantant quelques-unes de ses aries. Et donc, ça lui assure, je crois, une garantie de survivre aussi à la fin, au déclin du genre lyrique. Son travail musical est très important, mais aussi sa vie personnelle est digne de notre intérêt. C'est une vie très intéressante. Oui, apparemment, la vie de Puccini est la vie d'un bourgeois, un bourgeois qui gagne beaucoup d'argent, qui aime aller à la chasse, qui habite des maisons tantôt en ville, tantôt à la campagne. Mais ça, c'est l'apparence. Au-dessous de ça, il y a une vie traversée par des drames existentiels et familiales vraiment durs. Maintenant, je ne peux pas rappeler, peut-être si, peut-être je peux citer le fait, par exemple, qu'il avait été accusé d'abuser d'une servante qui se trouvait chez eux, dans la maison. Et la jeune fille, la pauvre jeune fille, accusée et soupçonnée d'être l'amante secrète du maestro, finit par se tuer. L'autopsie de son cadavre révéla qu'elle était vierge. Voilà un épisode tragique. Donc il était innocent, finalement. Donc il et elle, tous les deux, étaient innocents. Vous avez dit quelque chose, Corrado Augias, qui m'a frappé, c'est-à-dire vous avez dit que Puccini est le dernier vrai compositeur d'opéra. Bon, je ne veux pas établir une échelle de valeur, mais il y a quand même eu quelques autres compositeurs après lui, par exemple Mascagni. Personnellement, c'est une question de goût, bien évidemment, mais personnellement, je crois que le courant artistique dit le verisme, que j'apprécie beaucoup dans la littérature, en commençant par Zola, et dans la musique ne me plaît pas. Et donc Mascagni, oui, c'est un grand compositeur, mais je le considère un épigone qui essaye de maintenir en vie un genre qui va s'évanouir, chassé par la force des faits, la force de l'histoire, des goûts qui changent, des coups qui changent. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'opéra lyrique est l'expression artistique la plus coûteuse Bien sûr. qu'il y ait. Il faut payer des dizaines et dizaines de personnes pour mettre en scène une opéra lyrique. Ce qui pouvait plus ou moins se faire au 19e siècle, mais qui maintenant est devenu presque impossible, sinon aux frais de l'État.
Et alors, une question un petit peu plus personnelle. Vous vous êtes beaucoup intéressé à Verdi aussi. Est-ce que vous établissez un parallèle ou alors une échelle de valeur entre Verdi et Puccini? C'est-à-dire que les deux compositeurs, les deux musiciens, reflètent très bien l'esprit de leur temps. C'est-à-dire ce que les Allemands appellent le Zeitgeist, l'esprit du temps. Verdi est un compositeur qui colle sur l'atmosphère du Risorgimento, du 19e siècle, même s'il arrive jusqu'à Sulmer en 1901, et il arrive avec ses derniers opéras à la fin du 19e, mais ses racines sont dans le 19e, tandis que Puccini reflète l'esprit des temps qui changent. Mais tout à l'heure, M. Canonica a dit à cheval entre 19e et 20e. Oui, justement, comme par exemple les grands compositeurs français, Debussy, Ravel, Fauré, César Franck, si on peut ajouter, qui était belge, je crois, mais, et qui reflètent l'esprit, aussi la décadence de leur temps. Dans ce sens, la différence entre Verdi et Puccini est frappante. Il a eu une dimension moderniste, Puccini, non? Bien sûr, bien sûr. Aussi, comme le maestro Modugno, qui, avec moi, a travaillé sur ce projet, pourrait aisément démontrer au piano, et j'espère qu'il aille le faire, il a une modernité de composition frappante aussi, c'est-à-dire sa façon d'harmoniser les sons, par exemple, est tout à fait digne du temps qu'il a vécu. Alors, je vous propose, à ce point-là, d'écouter le maestro Giuseppe Fausto Modugno qui va jouer pour nous. C'est une bonne idée. Merci. Questo splendido inizio della musica di Puccini, questa piccola chiacchierata, ci fa sentire la capacità che quell'autore aveva di illustrare con quattro note, non di più, una sensazione, un'emozione. Era il più grande costruttore di canzonette che si possa immaginare, e lo dico nel senso più alto del termine, più nobile, perché una caratteristica della musica di Puccini è quella di colpire nella sua brevità, nei suoi momenti brevissimi, l'immaginario al punto che chiunque in questo momento di Butterfly, e siamo proprio con Madame Butterfly, capisce che la nostra eroina si sta immaginando che l'amore arriverà. E si immagina che questo amore arrivi in una specie di stato visionario, che tra l'altro è un incantesimo che dura pochissimo. Puccini, come hanno detto i miei colleghi poco fa, è veramente il primo grande musicista del 1900, il primo musicista che assapora il profumo del Novecento assieme a Debussy, di cui è praticamente un contemporaneo. E Puccini, tra l'altro, era un compositore che era fortemente influenzato da quello che accadeva proprio a Parigi in quegli anni. E a Parigi stava accadendo tutto, tutto quello che avrebbe portato, da un lato, alla catastrofe del linguaggio musicale ottocentesco e dall'altro alla rinascita di un nuovo linguaggio. Le armonie di Debussy erano così presenti nell'immaginario di Puccini che dopo poco, sempre in questo passaggio di Madame Butterfly, noi troviamo l'orchestra che fa queste armonie. La vaghezza,
il non essere definito di questo modo di armonizzare, da un lato rende conto dello studio che Puccini fece per 4 anni per cercare di cogliere l'aspetto esotico della musica giapponese e studiò proprio il linguaggio della musica giapponese, ma peraltro in quegli stessi anni qua a Parigi Debussy si era invaghito di tutto quello che era il modo di suonare della musica di Java, della musica orientale. L'esotismo arriva nel campo della musica così forte che tutti i musicisti aggiornati e Debussy come Puccini erano aggiornatissimi su questo, cercavano nella loro musica di far sentire l'effetto di questa influenza. Quindi quando noi ci troviamo di fronte a queste armonie così vaghe, così incomplete, noi ci rendiamo conto che siamo in un mondo di vaghezze che viene tra l'altro riempito dal canto della Butterfly, la quale in questo momento si immagina, ma io mi metto sulla collina, forse arriverà Pinkerton, e tutto questo è descritto, ripeto, in una maniera magistrale e altrettanto breve, perché tutta la scena dura 2 minuti, non di più, ed è un momento di fermata. Questa è la Madame Butterfly che si colloca all'interno della musica pucciniana, diciamo in un'epoca di mezzo, ma Puccini era già stato capace qualche anno prima. Celeberrimo della scena del sillabare in Tosca è veramente un saggio straordinario dello stile pucciniano. Tutto quanto è demandato all'orchestra, che con il suo clarinetto fa sentire una melodia che fa da sfondo al balbettare del cantante. Voi immaginate cosa l'opera italiana. In quel momento Puccini si inventa un cantante che fa una sola cosa, cioè ripete la stessa nota, Lucian le stelle e olezzava la terra, cioè praticamente non canta, balbetta. Tutto il messaggio è lasciato all'orchestra, qua c'è una rivoluzione copernicana, è come se tutta la tradizione del melodramma italiano si fosse capovolta. Gli italiani erano famosi in tutto il mondo per la loro bravura nel trattare le voci e per la loro incapacità di gestire l'orchestra. Con Puccini si capovolge la situazione e questo rende Puccini veramente un musicista europeo, senza dire la qualità dell'orchestrazione. Anche in questo caso la scena è un momento di fermata di Tosca, per ogni atto di Tosca c'è un momento di sosta, generalmente rappresentato dall'aria più celebre, dalle 3 arie più celebri dell'opera, e tutto dura 1 minuto e mezzo. E in quel 1 minuto e mezzo però la gente si commuove, si mette a piangere, questa è la capacità di Puccini, e questo lo si ottiene con l'orchestra, non con il canto. E questo è veramente particolare, e nessuno ci pensa mai in genere, perché ci si è abituati a questo stile. Andando avanti in quello che potrebbe essere recondita armonia, per esempio, sempre in Tosca. Anche qua, recondita armonia. Vedete, sempre poche note, ribattute, invece l'orchestra... Le armonie di Puccini sono incomplete, volutamente incomplete, sono quasi scolari, sono le armonie di colui il quale sembra non essere capace di armonizzare come facevano gli antichi. In realtà in questa vaghezza di armonie, in questa incompletezza, si realizza tutto un mondo che è assolutamente al passo con i tempi. Siamo nel 1903, siamo nel 1907, siamo negli anni in cui tutta Europa sta lottando contro un sistema che è considerato vecchio, il gusto dei tempi che cambiano proprio questo, e Puccini lo prende a pieno, lui capisce che il gusto dei tempi è cambiato e lui stesso è quasi in simbiosi con questo cambiamento di gusto, per cui la sua orchestra molto spesso ci lascia quasi con la voglia di sentire qualcosa di più pieno e non ce lo dà. La sua poesia sta proprio in questo, per arrivare poi, per esempio, sentite questo passaggio, questo è veramente emblematico. Queste quarte successive,
erano quelli che usavano i monaci benedettini nella scuola di Notre Dame, qua vicino a noi, nel 1200, quando si fonda la prima scuola delle armonie occidentali. Però è paradosso che queste armonie incomplete, primitive, tra virgolette, diventano anche armonie che segnalano l'esotismo. Quindi la musica antica occidentale è molto più vicina alla primitiva bellezza della musica esotica, e Puccini, con un gusto, con una capacità quasi magica di cogliere questo aspetto, lo porta nelle sue opere. Questo oggi lo si vede pienamente, quindi quella prevenzione nei confronti della musica di Puccini, che ha fatto spesso dire a torto che era un compositore facile, che componeva cose facili, da un lato rendeva conto della capacità di colpire duro, di far piangere le signore in sala e anche gli uomini, perché io stesso mi commuovo, mi vengono i brividi, ma dall'altro oggi noi lo leggiamo come una capacità innovativa del far musica, che ha, non solo perché diventò popolare, ma anche perché questa musica rendeva veramente conto dei tempi che cambiavano. Per finire poi con quello che secondo me è il capolavoro incompiuto, per poco, ma incompiuto di Puccini, che è la Turandot, questa fiaba straordinaria, dove addirittura, guardate, questo passaggio che è posto a pochissime battute prima della fine, fatto dall'orchestra, è veramente impressionante, è una specie di voragine che ti prende, è una citazione esatta, esatta della Sagra della Primavera di Stravinsky. Uno dirà, ha copiato? Sì, come copiano i grandi autori, ha citato, cioè è come se ci dicesse, guardate, io so benissimo che c'è Stravinsky, so benissimo cosa sta facendo, e lo metto nel momento più tragico di Turandot, quando ormai tutto sta per finire. L'orchestra arriva in fortissimo e con molta espressione e cita quel gesto ancestrale, primitivo, violento, che è contenuto nella Sagra della Primavera. E qua siamo alla fine di Turandot, siamo proprio alla fine di Turandot quando sentite che inizio, tutti lo conoscono questo. Nessun dorma. Queste armonie sono quelle che saranno del jazz di pochi anni e sono già quelle che sono di Debussy. E questo non è copiato, questo è Puccini. Questo è lui che veramente ha fatto proprio un linguaggio nuovo. E comincia quel soliloquio straordinario di Turandot. Questo in poche parole, che col tempo a disposizione è per illustrare un pochino la modernità di Giacomo Puccini. Grazie, grazie Giuseppe Fausto Modugno. Merci a voi. Comme nous venons d'écouter de Maestro Modugno, l'abilité technique di Puccini compositeur est extraordinaire. Vous voyez, parfois il était accusé d'être plutôt un compositeur d'opérette, plutôt qu'une véritable opéra lyrique. Si on considère la façon dont il travaillait avec les notes, avec la musique, on doit se convaincre qu'il a été vraiment un des derniers grands compositeurs. Grazie, Corrado Auger. C'est mon plaisir.